Nei caratteristici quadri del molo di Ponente a Fano oggi si presenta la Festa del Mare. Festa del Mare che arriva alla sua 64esima edizione e in programma il 6 di agosto. Come sempre si inizierà dal mattino con la celebrazione eucaristica, quest'anno officiata dal nuovo vescovo Andrea Andreozzi, poi la deposizione di corone d'alloro. Nel tardo pomeriggio gli eventi sportivi, concerti e stand gastronomici. Alla sera la grande conclusione con lo spettacolo pirotecnico lungo la costa. L'evento organizzato dall'ufficio turismo del comune di Fano ha l'obiettivo di rendere omaggio al mare, ma allo stesso tempo ricordare chi, lavorando appunto in mare, non ce l'ha fatta e ha perso la propria vita. Gli appuntamenti legati a questa festa partiranno da martedì 2 agosto per poi proseguire il 4 e 5 agosto con letture, ricordi, buon cibo e buona musica e visite guidate. Gli appuntamenti completi sono visibili sia sul sito occhioallanotizia.it e sulle pagine ufficiali di Visit Fano. La manifestazione prosegue il 6 di agosto con il concerto all'Alba all'Arzilla per poi passare ai tradizionali appuntamenti legati alla Festa del Mare. Tradizione, radici, identità sono questi gli ingredienti di quella che è la 64esima edizione della Festa del Mare, quest'anno anche in veste rinnovata con tante attività culturali e goliardiche nella zona del porto, ma con il momento centrale ovviamente che è quello delle celebrazioni della domenica mattina, celebrazioni che inizieranno alle 9.30 con la cerimonia di alza bandiera che avverrà proprio in zona porto davanti il monumento ai caduti. Alle ore 10 ci sarà la Santa Messa officiata da Sua Eccellenza Monsignor Andrea Andreozzi e da seguire appunto l'uscita in mare che abbiamo sempre conosciuto con le imbarcazioni da diporto. Ci sarà la possibilità per tutti di uscire con la motonave Queen Elizabeth e andremo appunto a deporre la corona in mare in ricordo di tutte le persone che sono cadute nelle attività marinaresche, nel lavoro e nelle varie attività della città di Fano. Quest'anno appunto, oltre alle tante attività culturali, tutta la Darsena Giurgini in zona porto vedrà la presenza di stand gastronomici dove appunto mangiare il pesce dell'Adriatico per tutte e tre le sere, quindi venerdì, sabato e domenica per chi vuole si potrà cenare con buona musica a fianco della Darsena Giurgini. Ovviamente il momento finale della Festa del Mare sarà alle ore 23.30 dal Molo di Levante, quindi zona passeggiata dell'Isippo, lo spettacolo pirotecnico, i fuochi d'artificio che rappresentano insomma il centro dell'estate fanese, che saranno visibili ovviamente da tutta la spiaggia di Sassonia, ma per chi volesse anche da quella del Lido.